Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. Ho uno smartphone Samsung Galaxy J7. È un dispositivo Android ed è un dispositivo con cui mi trovo decisamente molto bene. Oggi però non sono qui per fare una guerra tra dispositivi Apple e dispositivi Android. Al contrario, sono qui per parlarvi del sistema Android, delle app di Android, nello specifico per raccontarvi un po' quali sono i tic e quelle piccole grandi cose che mi danno fastidio del sistema Android o delle app di Android, per cui cominciamo. Sigla! Veloce premessa, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2019 io ho disinstallato ufficialmente e definitivamente l'app WhatsApp dal mio telefono privato. L'ho fatto per vari motivi, sicuramente per via delle implicazioni privacy che ci sono, ma soprattutto per una serie di particolarità di WhatsApp che tendenzialmente mi hanno sempre dato molto fastidio e per le quali preferisco abbondantemente Telegram. Infatti c'è anche da dire che io ho abbandonato WhatsApp quando ormai praticamente non lo utilizzavo più. Mi capitava di utilizzarlo molto raramente per via di qualche amico o di qualche contatto che non ha voluto o non ha potuto installare Telegram, per il resto ho sempre utilizzato Telegram. Telegram permette di creare i canali, Telegram ha una gestione migliore della privacy, Telegram ha introdotto la crittografia end-to-end già da molto tempo, WhatsApp solo ultimamente. Ci sono tante ragioni per cui ho deciso di farlo, quindi ho disinstallato WhatsApp, mi sono registrato mentre lo facevo, ma la cosa che mi ha dato molto fastidio di WhatsApp è successa un pochino di tempo fa, ed è un piccolo aneddoto che vorrei raccontarvi, che riguarda i permessi richiesti dall'app di WhatsApp, perché WhatsApp richiede l'accesso al servizio di messaggistica di testo del telefono, il servizio SMS, e questo in passato ha portato ad alcune figuracce dell'app, una delle quali l'ha vissuta un mio cliente. Io ero in laboratorio, stavo lavorando ad alcuni computer, quando all'improvviso mi suona il cellulare, mi suona la notifica di SMS. E mentre mi avvicino per prendere il telefono, chiedendomi chi mi avesse scritto un SMS, perché di solito mi arrivano messaggi soprattutto automatici, comincia ad arrivare un'altra notifica SMS, poi un'altra, e un'altra, e un'altra. E a quel punto apro il telefono, sconvolto, chiedendomi «Ma chi è che mi sta mandando una pioggia di SMS?» Un mio cliente che mi sta scrivendo una serie di messaggi brevi. Prendo il telefono, lo chiamo. «Oh, ma che stai combinando?» «Come che sto combinando? Ti stavo scrivendo su WhatsApp!» «Mi stavi scrivendo su WhatsApp? Su quale WhatsApp? Guarda che non ce l'ho WhatsApp sul telefono del lavoro! Mi hai appena mandato una decina di SMS!» «Come una decina di SMS? Io non ho un piano per mandare SMS!» Mi ha mandato 15 messaggi di testo a 29 centesimi l'uno, quindi poco più di 4 euro bruciati per dirmi che aveva un problema al computer, perché WhatsApp era abilitato a mandare gli SMS e lui automaticamente ha cercato il mio numero in rubrica, ha trovato che poteva scrivermi su WhatsApp e ha cominciato a scrivermi su WhatsApp. WhatsApp non è che gli ha messo una bella nota «Oh, guarda che questo WhatsApp non ce l'ha, mo gli sto mandando una fila di SMS!» No, l'ha scoperto dopo, quando si è bruciato metà del credito che aveva sulla scheda. Questo dei permessi delle app è un argomento piuttosto spinoso, in passato mi è capitato di farci caso. Per esempio adesso la torcia è una funzione di base del cellulare, attivi la funzione torcia e si accende il LED del flash. Però in passato non era così in tutti i cellulari, per esempio sul mio vecchio Note 3 Neo non c'era la torcia, quindi ho installato un'app torcia. E poi ho notato, mentre cercavo l'app torcia, che c'era un'app molto scaricata, 5 stelle, stavo per installarla, finché non ho notato, uno, che un'app torcia, che tutto quello che fa è accendere il LED della fotocamera, occupava 8 mega e mezzo. 2. Andando ad approfondire, l'app torcia richiede l'accesso ai seguenti permessi. Fotocamera, ok, deve attivare il flash. Rubrica telefonica, elenco chiamate, archivio dati, connessione ad internet. E allora mi installai Privacy Torch, un piccolissimo programma all'epoca di 280k che chiedeva solo l'accesso alla fotocamera, appunto. Ma
quell'app da 8 mega e mezzo era stata scaricata milioni di volte, aveva un ranking altissimo. Un'altra cosa che mi dà un certo fastidio di Android è il fatto che una marea di applicazioni, a causa degli aggiornamenti, continuano a ingrossarsi, continuano a diventare molto grosse, continuano a riempire la memoria del telefono, e allora uno che cosa fa? Dice, vabbè, mettiamo una memory card, vediamo di spostare un po' di app sulla memory card. Ci sono app che consentono di essere spostate sulla memory card, ci sono app anche molto pesanti che non lo consentono. Ora, posso capire che determinate app che sono necessarie per l'uso del sistema non consentano di essere spostate sulla memory card. Per carità, lo posso capire. Ci sono app che, per motivi di sicurezza, per esempio PayPal, sono sottoposte a tutta una serie di situazioni, quindi non consentono di essere spostate su memory card, perché uno potrebbe sostituire la memory card, infettare l'app. Va bene. Quando ho preso il J7, Twitter potevo spostarlo sulla memory card. A seguito di una serie di aggiornamenti continuavo a tenere l'app sulla memory card, dopo un po', improvvisamente, questa voce è scomparsa. Twitter mi deve restare sulla memoria del telefono. Perché? È un'app social. Perché non la posso mettere sulla memory card? Mi occupa 400 e rotti mega sul telefono. Tra l'altro, un'altra cosa che mi dà moltissimo fastidio, e questo è Android 7 sul Samsung, e credo che questo avvenga con Android 7 su tutti i telefoni Samsung, non so se è proprio una peculiarità di Android 7. Ho un'app X, per esempio Instagram, la tengo sulla memory card. Arriva un aggiornamento di 2 mega, magari perché è un aggiornamento minimo, un aggiornamento, non so come si suol dire, cosmetico. Installo questo aggiornamento e magicamente l'app mi ritorna sulla memoria del telefono. Quindi ogni volta che io scarico gli aggiornamenti delle app, poi devo andarmi a scorrere manualmente le app che sono state aggiornate, e quelle che avevo messo sulla memory card sono tornate sulla memoria del telefono e devo nuovamente andarle a rimettere sulla memory card, altrimenti va a finire che saturo la memoria del telefono, poi mi arriva un aggiornamento e non c'è più spazio libero, libera un po' di spazio sulla memoria. Ma come c'è più spazio libero? C'ho una memory card da 64 giga! L'ultima cosa che mi dà fastidio, e che comincio a notare in realtà solo da poco tempo, perché essendo stato prima con Vodafone con il piano dati bloccato sul 3G e poi con Kena Mobile, che forniva il servizio solo in 3G, è il fatto che diverse volte lo smartphone decida che, se è disponibile un segnale 4G, sia necessario utilizzare il segnale 4G. Solo quando finalmente si arriva a meno di un attacco in 4G, allora dice «beh, magari provo a passare in 3G», a quel punto, magicamente, ne abbiamo già parlato, il segnale in HSPA prende tutte le tacche. E questo mi dà un certo fastidio, perché diverse volte mi capita che la connessione in 4G con una tacca appena accennata vada malissimo, e quindi le notifiche, non so, delle email mi arrivino anche con 40-50 minuti di ritardo. Se il segnale è sotto al 10-15-20%, passami automaticamente in 3G, tanto col segnale del 10% in 4G vado più lento che in HSPA. Ma no, c'è il 4G, dobbiamo operare in 4G! Anche questo è un piccolo problema, un piccolo fastidio che ho notato, e anche questo talvolta lo risolvo quando so che devo andare in situazioni dove il segnale 4G fa pietà, metto manualmente il telefono in 3G e lo tengo in questo modo. Insomma, queste sono alcune delle piccole grandi magagne che ho notato utilizzando giorno dopo giorno Android e le app di Android. Sicuramente la mia non è una lista completa, sicuramente ci saranno altre magagne che non mi è capitato di vedere o con le quali non mi è capitato di andare a sbattere la testa. Per cui ecco che vi chiedo, voi utilizzate un dispositivo Android, avete notato questi difetti, avete notato altri difetti, ci sono altre cose di Android o delle app di Android che vi danno fastidio? Oppure non conoscevate questi difetti, anche voi avete installato una app torcia da 8-10 mega che vuole accesso a tutto quanto il telefono? Non lo so, parliamone, ditemi quali sono le app che vi hanno dato problemi, ditemi se ci sono delle cose che vi danno fastidio di Android o delle cose che vi danno fastidio di una determinata app. Voi utilizzate WhatsApp, non utilizzate WhatsApp, siete tentati di cancellare WhatsApp, state utilizzando Telegram? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, anche per oggi questo è tutto. Spero di essere riuscito a farvi pensare, a farvi guardare un pochino meglio il vostro telefono, a farvi analizzare se ci sono app che magari, per quello che fanno, chiedono permessi un po' troppo invasivi. Se ci sono riuscito, come sempre, invito a mettere pollice in alto e condividere
questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, due app che possiamo dire molto simili eppure molto diverse fra di loro. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E tranquilli, l'iscrizione come unico permesso richiede solo quello di regalarvi questo buon profumo di nuovo iscritto, nessun'altra funzione nascosta. Inoltre, se state pensando di abbandonare WhatsApp o comunque in generale di sperimentare Telegram, a questo punto perché non approfittarne e seguire il mio canale Telegram? Ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. In questo modo riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte sui video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!